Mauro, che è l'autore di un grandissimo dizionario della lingua italiana, quindi un italianista perfetto, disse: ci vuole una lingua europea e ci vuole l'inglese. E ora gli scrivo: ma se usiamo l'inglese abbiamo una lingua mondiale, no? Quella è già una lingua obbligatoria per ciascuno di noi. Voglio dire, scegliamo una lingua europea. E allora quale scegliamo? Il tedesco? Oibò, oibò. L'italiano? Ci piacerebbe, ma lo spagnolo? Ma sono immigrati in America, se ne parla più in America che in Spagna. Cioè io dico, l'unica lingua europea è il francese. Insisto che sia così. La lingua europea sarà il francese e tutti parleremo inglese. Oggi vi parlo in italiano. Come vedete, la mia è una presenza breve, ho il cappotto addosso e non uso immagini. E perché non uso immagini? Lo dico sempre. Ma io di solito faccio prediche. Ve lo immaginate il sacerdote che con la predica fa vedere le slide? È impossibile. Cioè, per parlare bene bisogna cercare di usare, come dire, soltanto la comunicazione verbale. Però, ecco, io vi ringrazio di essere qui dalle tante parti diverse da cui provenite. Voglio dire come cultura, eh? E anche se siete degli scienziati della biologia più sfrenata, comunque siete tutti nelle scienze umane. Ci siamo? Alcuni qui sono filosofi, altri sono medici, ci mancherebbe che i medici non sono scienze umane. Ora io vorrei ricordarvi un libro che fu scandaloso quando io esordivo sulla scena della medicina militante. Ora vi ho detto, mi presento da me, sono stato psichiatra per molti anni della mia vita, cioè da appena laureato per una ventina d'anni. Poi ebbi la fortuna di abbandonare la psichiatria, uso dire che sono psichiatra pentito, ma non è vero, sono psichiatra che lo ha fatto e non lo fa più. Ora insegno storia della medicina. Ecco sì. E ci credo molto che questa disciplina sia importante. Badate, non intendo che sia importante la storia della medicina perché si sappia di Ippocrate, di Galeno o di Vesalio. No, no, intendo che sia importante la storia della medicina perché si sappia la medicina che ho imparato io, che non è quella che si impara adesso, o come il mio collega Cappella. Ecco, questo il nostro sguardo retrospettivo non si deve spingere molto lontano, basta spingersi all'inizio della mia professione. Ci fu un libro straordinariamente scandaloso per noi medici, si chiamava Nemesi Medica, l'autore è Ivan Illich, non so chi di voi lo conosce. Eh beh, Carlo Cappella lo conosce, là c'è una persona che annuisce. È un libro che non si può ignorare e che allora non si doveva ignorare. È un libro che esordisce con una frase sulla quale, beh, noi allora giovani medici ci permettemmo di dire: ma come si permette Illich? Ah, non so se sapete chi era Illich. Eh beh, era un uomo straordinario. Peraltro ha vissuto in Italia per diverso tempo e fu per alcuni anni anche sacerdote della religione cattolica. E poi visse in Messico. Ma insomma, come si apre questo libro? Con questa frase. No, questa è la prefazione. No, eccola qua. La corporazione medica è diventata una grande minaccia per la salute. Ah, eravamo nel 1970 e si diceva che la corporazione medica era diventata una grande minaccia per la salute. E noi non ci credevamo. E noi invece credevamo di essere la soluzione della salute delle persone ammalate che volevano guarire e di quelli che non erano ammalati, che non si volevano ammalare. Ma Illich, su questa prima frase, poi ha costruito pagine e pagine convincenti di questa situazione. Oggi possiamo dire che la corporazione medica è una grave minaccia per la salute? No. No, oggi se ci fosse Illich questa cosa non la direbbe più, perché quello che diceva lui in larga parte è superato. Per oggi possiamo dire che l'alleanza tra la corporazione dei medici e i loro utenti è una grave minaccia per le economie nazionali. Ci siamo? E questo dobbiamo riconoscerlo tutti. Quello che non era più una minaccia per la salute è una minaccia per i nostri bilanci e le leggi di stabilità. Ecco, questo è vero. Molte delle cose che Illich diceva erano allora. Che diceva lui? Ma diceva una cosa che poi, ragionandoci bene e procedendo nella nostra carriera, diceva: nel 1970-75 la medicina aveva messo in campo al servizio delle persone che volevano guarire soltanto un farmaco. La penicillina o comunque gli antibiotici. Altro non c'era nel 1970.
ed è chiaro che tutto quello che è avvenuto dopo, ecco, apre prospettive diverse che sconfessano lo scetticismo di Illich rispetto alla capacità della medicina di essere curativa. La medicina di 30 anni dopo, o quasi 40, è veramente curativa, però sono sorti altri problemi. Comunque, siamo qui con il professore di bioetica, allora c'ho un segno verde. Illich, allora, diceva una cosa strana, no, dice una cosa alla quale non, 1970 mi pare la prima edizione, diceva: i medici non si interessano di morale, vi leggo, si è difeso il divorzio della medicina dalla morale, e si lamentava lui che i medici non si interessassero di morale. E il divorzio della medicina dalla morale era argomentato con il fatto che le categorie mediche, a differenza di quelle giuridiche e religiose, poggiano su fondamenti scientifici non soggetti a giudizio morale. Ecco un'altra cosa che ci deve far pensare. Nessuno di allora immaginava quello che poi sarebbe successo soltanto pochi anni dopo. Ecco, l'irrompere di una nuova disciplina, che poi ebbe nome di bioetica, e che dice quello che fece quello che Illich proponeva che si facesse. E guardate, si va avanti. L'etica sanitaria è stata occultata in un reparto specializzato, i tribunali e le leggi. Ecco, questo è un libro ancora da leggere. Anzi, oggi sarebbe un libro da riproporre sostanzialmente sulla scena della revisione di quanto è rimasto della critica di Illich al nostro mondo della medicina, e correlati naturalmente, e quanto invece non è più attuale, perché molte di queste cose devono essere riviste. Naturalmente, per discutere di Illich a distanza di molti anni dalla sua morte non basta un medico, occorre forse un filosofo, naturalmente occorrerà anche un bioetico, però questo libro ha anche un'altra pagina piuttosto interessante che ci riporta all'argomento che mi avete affidato. Ecco, non tolgo il cappotto perché vado via presto, come sapete, sto qui solo poco. Ma ecco, parla delle pubblicazioni scientifiche. I miei colleghi farmacologi lo sanno. Dice, che si pubblica? Dice, la Roche, siamo nel 70, ha speso 200 milioni di dollari in 10 anni e ha ingaggiato circa 200 medici all'anno perché facessero degli articoli scientifici sulla sua proprietà. Guardate che la Roche proponeva il Valium, il Librium, cioè l'avevamo sempre qua, io lavoravo nel manicomio qui, effettivamente ci portavano le novità scientifiche prodotte su riviste scientifiche, poi venivano subito tradotte perché allora noi parlavamo soltanto la nostra lingua madre. Ecco, nel 1973 l'intera industria farmaceutica ha speso una media di $4,500 per ogni medico americano a scopo di farlo produrre articoli scientifici indirizzati a quello che interessa, no? E peraltro in nota, perché poi Illich è discreto, certe cose le dice solo in nota, i risultati di uno studio condotto dall'amministrazione americana del farmaco sull'etica dei medici che sperimentano i nuovi farmaci, è giunta a questo risultato. Un quinto dei sottoposti a indagini si erano inventati i dati spediti alle case farmaceutiche pubblicate. Ecco, ci siamo. Allora, io mi permetto di essere come sono sempre stato e come sono in larga parte anche gli psichiatri. A noi è consentito quello che in altre discipline non è consentito. Ma voi avete sentito parlare di impact factor? Conoscete questa espressione? Ignobile. E dall'altro, non so, certamente Carlo conosce, loro conoscono Gensini, che è stato preside della facoltà medica di Firenze per anni e ancora adesso è un punto di riferimento di tutto rispetto per la classe dei medici. Dice, guardate, questo è un lavoro del 1999, Impact Factor stava affacciandosi prepotente a indirizzare le scelte di lavoro dei medici vecchi e giovani, e diceva: i limiti di un indicatore bibliometrico candidato a strumento di valutazione della produzione scientifica. E diceva: attenzione, non lo usate, perché contiene in sé molte deviazioni dalla retta via. Sono passati 15 anni e invece questo oggi è dominante. Purtroppo, perché in realtà abbiamo visto che quantità rispetto a qualità, no?
sedi nobili rispetto a sedi ignobili, e dimentichiamo sostanzialmente che la gloria varesina, mi spiace, qui c'è un'intitolazione veramente inopportuna di questo collegio a Carlo Cattaneo, che con Varese non c'entra niente, questo purtroppo diciamo, è chiaro, no? Cioè noi qui, lo dico sempre e lo dirò sempre, noi a Varese potremmo avere Giulio Bizzozzero, nato a Varese, oltretutto il rione di riferimento, avessimo intitolato Giulio Bizzozzero, chiaro, è stato il principale biologo italiano alla fine dell'Ottocento, è morto nel 1901, poverino, ma chiaro, Giulio Bizzozzero, oppure Camillo Golgi, no? Ci siamo pure, non era di qui, ma c'è a casa Varese, e Camillo Golgi? Ecco, dove pubblicò il lavoro che lo portò alla conquista del maggior premio di riconoscimento scientifico che la comunità degli scienziati affida ai suoi figli migliori, no? Premio Nobel del 1906. E dove lo pubblicò il lavoro sulla reazione nera? E lo Smarco lo sa, sul bollettino della Società Medica di Chirurgia di Pavia, che credo che non ha in PubFactor e credo che non sia neanche indicizzato in PubMed, ecco. E che comunque è sempre una palestra dove siamo stati orgogliosi di pubblicare quando eravamo giovani noi, credo che tu pure hai pubblicato lì sopra, no? E per Bacco ha portato uno al premio Nobel, voi direte, sì, il premio Nobel, è vero, ci sono stati dei premi Nobel assegnati così a persone a cui non si assegnerebbero più, no? Quello che credete di avere scoperto la eziologia del cancro, 1921-22, cioè, sono passati 100 anni e quel premio Nobel lì non glielo daremo più, o quello che a proposito di celebrità internazionali, quello che inventò la lobotomia, no? 1949, quindi non mi impressiono, ma è quello di Golgi, no, è un premio Nobel. Ecco, che impatto ha la rivista dove pubblicò lui? Nulla. Allora ecco che io in buona sostanza vi suggerisco questo. Perché noi pubblichiamo? Beh certo, noi pubblichiamo perché abbiamo pure un narciso, no? Ci sa, vedere i nostri lavori che circolano va bene. Magari anche se non circolano, stanno in famiglia, ce l'abbiamo, no? Ecco, noi pubblichiamo, ma pubblichiamo anche perché abbia un senso la ricerca che abbiamo fatto. E non sempre hanno senso le ricerche che facciamo, e anche di questo dobbiamo essere consapevoli. Però se siamo onesti con noi e con gli altri, diciamo facciamo una ricerca che tutto sommato crediamo che meriti di essere condotta e i risultati li pubblichiamo. Ecco, è vero. E poi che succede? Che le ricerche ce le scambiamo. E che succede? Che quando, abbiate pazienza, noi siamo stati allevati da baroni, no? Carlo, oggi i baroni non ci sono più, ma il tuo maestro era un barone anche lui, dice così, dice, attenzione, si sbaglia perché la regola dell'aristocrazia sotto forma di barone è tale da lasciare una discendenza sotto forma di barone, ce ne abbiamo uno qui, cioè se non fosse stato un barone non l'avrebbe messo in cattedra nessuno, no, voglio dire, no, è chiaro, credo, mi consentite un beneficio di inventario, per puro caso, allora però la logica baronale era una logica aristocratica. Non avrebbero mai quelli che ci hanno allevato nell'università consentito che noi ci scambiassimo dei lavori l'un con l'altro affinché lavorando in cinque si abbia 5 lavori. Cioè, questo è veramente ignobile, no? È certo che è ignobile. Però è una trappola in cui molti di noi sono cascati e in cui molti di noi non solo cascheranno, ma cercheranno di cascare. Perché purtroppo la dimensione oggi di reclutamento universitario, che ne dica Gensini, percorre ancora queste strade dell'imbroglio reciproco. Ci siamo? Ecco, allora, se io posso suggerire a qualcuno di voi, suggerisco di essere ipocritamente adattato alle circostanze, per carità, ma quando raggiungerete la responsabilità che adesso hanno altre persone, beh, allora, dal momento che molti di voi la raggiungeranno, allora cercate di fare piazza pulita di queste cose, cercate di buttare l'impact factor o l'H-index nelle cose di un passato indecoroso su cui scende un velo pietoso e non se ne parla più, come di tante cose non si parla di medicina. Cercate, quando individuerete le persone da allevare con voi, di capire che un lavoro l'hanno fatto loro,
e che sono loro che fanno la ricerca e che è molto più pregevole il lavoro di una mano sola, oppure quando sono i lavori più umani che sia chiaro e preciso, perché sono adesso in un concorso e un'università mi dice quali sono le regole, guardi, lei deve calcolare se è il primo nome o l'ultimo, no? E dice, sì, è l'ordine alfabetico, io sono armocida, vado sempre bene. Il mio maestro si chiamava Zanobio, è sempre in fondo, io e lui, in prima, o primo o ultimo c'eravamo. Ecco, abbiate pazienza, ve l'ho detto, senza light, perché è una predica. Io insisto nel predicare queste cose. È chiaro che le prediche lasciano segno, così anche quelle più solenni non lasciano segno. Ma io mi auguro che tra voi, che siete alcuni di voi certamente, alcuni sono già ben indirizzati, che avrete le responsabilità che adesso abbiamo noi. Ecco, abbiate la forza di scrivere al ministro, come io scrissi al ministro, guardate, nell'ultima abilitazione nazionale, io scrissi al ministro, a due, perché poi ogni tanto cambiano, ora scrivo a questo qui che è arrivato di nuovo, e dissi, scrivere sino al ministro, io non mi candido a commissario della prossima abilitazione nazionale, e non mi candido perché, vede, signor ministro, io sono incolpevolmente responsabile di avere fatto produrre alle persone che hanno voluto lavorare accanto a me, di averli fatti produrre su percorsi che lei adesso, attraverso quella mostruosa creatura che si chiama Anvur, ha detto che non valgono niente, no? E questa è una vera realtà, soprattutto per discipline come la mia o come quella del professor Picozzi, laddove abbiamo dovuto cascare dentro i lacci di altre discipline più forti che stritolano i deboli che stanno sul confine dell'umanistico. Ecco, allora ci siamo, avete già iniziato la vostra carriera, no? Avete già scelto i dottorati, le specialità. Quello che io intendo che non dobbiate mai decampare dalla dignità di una ricerca fatta per propria soddisfazione, per la soddisfazione del gruppo in cui si lavora, sempre ricordando che Camillo Golgi pubblicò sul bollettino della Società Medico-Chirurgica di Pavia e che oggi probabilmente non passerebbe un concorso nemmeno di ricercatore. Io vi lascio naturalmente.